Robin, ma perché i contenuti di valore pesanti, scusa, secondo te, perché non l'hai detto, mi dovrebbero servire così tanto, secondo te? Non mi basta di avere già una nicchia precisa? Allora, i contenuti di valore pesanti, secondo me, sono indispensabili per dei motivi molto precisi. Il primo di tutti è un motivo talmente evidente che mi domando come mai le persone non si rendano conto. Cioè, le persone a volte vogliono fare un business online costruendo una landing page, una pagina, una home page, dove subito sono lì a proporre un loro servizio che loro offrono in totale onestà, seguendo quegli o quegli altri insegnamenti che hanno visto, fanno questa pagina e propongono, propongono e dicono e ci mettono un prezzo e lo scontano, eccetera. Ma io mi domando, ma io che arrivassi mai su questa pagina dannata? Ma perché mai dovrei io acquistare queste cose da te? Ma devo essere proprio un cifrollone completo? Cioè, devo essere entrato su internet oggi per fidarmi del primo che su internet mi promette qualcosa? Perché cosa stai facendo? Mi stai promettendo una serie di cose in cambio di soldi. Ma io, a te, ti conosco. Ma tu, mi hai dimostrato che sei affidabile, unico, che fai delle cose eccezionali, che fai delle cose così eccezionali che sarei uno stupido a non darti soldi e farmi aiutare nel mio business o nel problema che ho a risolverle. Cioè, questo fatto di dimostrare prima di chiedere il valore che si ha, a me sembra che su internet completamente scompaia dall'orizzonte di tutti quelli, ecco, che si cimentano per offrire la propria expertise, le loro conoscenze, il loro know-how, le loro competenze. Allora, se vuoi offrire qualcosa che è legato a queste competenze, ma prima di tutto me le devi fare apprezzare, mi devi far vedere chi sei, che cosa hai fatto e perché ti dovresti meritare la mia fiducia. Quindi, per prima cosa, i contenuti di valore pesanti sono indispensabili per poter dimostrare che si è unici e che si ha qualcosa di utile da dare in un certo settore, perché uno non se lo può immaginare altrimenti, perché mai dovrebbe fidarsi. Quindi numero due, per farsi apprezzare, per far vedere la qualità del proprio mestiere. Numero tre, di conseguenza, per ottenere quella dannatissima credibilità e fiducia senza la quale non si può fare assolutamente niente di duraturo su questo pianeta, ma non online, da qualsiasi parte. Puoi fare un colpo, puoi fare una rapina, puoi approfittarti di qualcuno per un po', ma non può durare molto. Quindi se tu vuoi fare qualcosa che dura nel tempo, secondo me l'elemento che vale di più è quello della credibilità e della fiducia. Come le guadagno? Creando dei contenuti di valore pesanti, dandoli via gratuitamente, in parte, inizialmente, per sempre ti auguro, perché se tu smetti di darli, se hai il braccetto corto da questo punto di vista, il braccetto corto sarà da parte di chi dovrebbe fidarsi di te nell'avere un po' di scetticismo e della quantità totale, del volume della tua credibilità che riuscirai a crescere. Quindi non ce l'avere il braccetto corto. I contenuti di valore pesante sono indispensabili anche perché poi tu vuoi entrare in relazione con i tuoi futuri potenziali clienti, non è che ci entri in relazione dicendogli di acquistare le tue cose, ma regalandogli, dandogli opportunità di apprezzare delle cose, facendogli quindi magari venire delle domande, dei desideri, per quindi ottenere un contatto con loro, sono indispensabili. Per ottenere anche i link, la visibilità sul web, il fatto che se cerco su Google poi ti trovo, ma come lo ottengo? Devo andare a fare tutti quei giochetti, quelle tattiche, scrivere di qua, mettere un link di là, andare nei commenti, eccetera, eccetera? O basta che io faccio qualcosa di veramente eccellente e poi questi link arrivano da soli? Beh, io penso che la seconda possibilità ha forte possibilità di riuscita, anche perché i dati in mio possesso dicono di sì, dicono che ogni volta che ho costruito qualcosa, senza nessun interesse di guadagnare, senza nessun interesse di ottenere migliaia di link, ma sono andato proprio oltre il dovuto e ho fatto qualcosa del quale ero veramente soddisfatto io, nel tempo sono stato sempre premiato da centinaia e migliaia di link che neanche magari mi servivano, ma che le persone hanno fatto spontaneamente a quei contenuti. Ok, amico?